i giochi che ci sono, che siano grandi, che siano medi, che siano piccoli o ancora più piccoli, che siano difficili, che siano quasi impossibili, che siano divertenti e che siano strizzacervello, tutti quanti hanno delle istruzioni che ci spiegano come funziona il gioco e ci dà la possibilità di poter giocare. Preparatevi, ci dice uno. E poi c'è anche lo scopo del gioco. Date via alla sfida. E anche qui c'è un regolamento. E addirittura anche un gioco semplice come questo spiega che cos'è e cosa bisogna fare prima di giocare. Così è anche per la nostra vita. Ci servono delle istruzioni per saper come vivere bene. E questa è la Bibbia. E sapete che in inglese la Bibbia va chiamata Bible. Sta per Best Instructions Before Leaving Earth, che sarebbe questo libro, le migliori istruzioni prima di lasciare la Terra. C'è un inizio che ci racconta come è iniziata la vita e poi c'è tutta la storia con le istruzioni di come vivere bene la vita, ma che nessuno riusciva a comprendere finché un giorno arrivò Gesù e anche lui ci ha messo un bel po' per spiegare le regole. Ma poi nel Vangelo di oggi riassume tutto questo e Gesù ci dice non soltanto come giocare, come vivere bene la vita, ma ci dà anche l'obiettivo. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. E il centro di questa domenica è questa frase. Disse Gesù, io sono via, verità e vita. Ciao ragazzi, allora io invece in questo periodo di quarantena, in questo periodo un po' cupo, volevo ringraziare tantissimo Dio perché mi sta sempre al mio fianco ed è sempre pronto a sostenermi. E l'ho sentito molto vicino a me in questo periodo, soprattutto nel momento in cui ho pensato a quanto sono fortunato rispetto ad altre persone meno fortunate di me ad avere tantissime persone che stanno al mio fianco, tantissime persone pronte a sostenermi e ad aiutarmi nei momenti difficili. Io in questa quarantena ho sentito Dio durante le video lezioni. Seppur i miei compagni non erano presenti con me nella stanza, sapevo di avere il loro sostegno. Ma soprattutto ho sentito il sostegno della mia famiglia, che sì, la conoscevo anche prima di questa quarantena, ma ho imparato a conoscerla meglio. Ciao a tutti ragazzi, in questo periodo molto difficile tutti quanti siamo in quarantena. Questa quarantena porta tutti noi ad avere molto tempo libero e questo tempo libero io personalmente lo passo per lo più a pensare sì ad esempio alla scuola, agli impegni, ma soprattutto alla famiglia e agli amici. Questo perché ci tengo molto a loro e quindi prego per la loro salute. Ad esempio, quando la domenica in televisione c'è la messa, io e la mia famiglia la guardiamo e tutti quanti preghiamo Dio per la nostra sicurezza e quella dei nostri cari. Quello è il momento in cui sento Dio più vicino a me perché in quegli istanti mi infonde tutta la sicurezza e la speranza nel riuscire a passare questo periodo nel miglior modo possibile e soprattutto a far sì che ci sia un futuro migliore per tutti. Io posso dire di aver sentito Dio vicino a me in questa quarantena perché nei momenti più difficili in cui mi sentivo proprio abbattuta e cercavo un senso in tutto questo, sono riuscita a non perdere la speranza e ad andare avanti, a continuare a
a studiare, a perseguire i miei obiettivi, anche se in maniera ovviamente ridotta stando in casa, e sono riuscita quindi a non mollare mai, ma a trovare sempre la forza di credere in me stessa e di andare avanti. Quindi grazie a Dio sono riuscita ad avere la speranza che questa quarantena possa finire presto e che io possa presto riabbracciare le persone a me care e riassaporare un minimo di libertà.